Il Senato italiano vota la fiducia al governo. Il presidente del Consiglio Andreotti ha svolto nel pomeriggio la replica al dibattito. Subito dopo le dichiarazioni di voto comincia la votazione per appello nominale. Un'ora ieri per le linee programmatiche, un'ora oggi per la replica. Più che un discorso vero e proprio, una sorta di chiacchierata, Andreotti ha assecondato interruzioni e battute, dispensandone alcune per la gioia di portaborse e ministri di sott'ordine. Se lei di conforto è molto più di 20 anni, eccone un piccolo campionario. In Italia di tutto possiamo essere inesperti, tranne che di crisi ministeriali. I 2 mesi di crisi non ho competenza per parlarne, non li ho gestiti io. Le elezioni al Comune di Roma, basta rispettare la legge. E poi via a ricordare i punti chiave del nascendo esecutivo, l'Europa del 92 innanzitutto, e poi l'ambiente, la lotta alla mafia, alla criminalità, la droga, il mezzogiorno. Alle 18, appena conclusa la replica di Andreotti, l'aula di Palazzo Madama si è praticamente svuotata, nonostante le dichiarazioni di voto dei partiti, sono 14. Subito dopo il via al voto di fiducia, il cui esito favorevole al nuovo governo è praticamente scontato. Da domani la palla passerà all'aula di Montecitorio, dove si aprirà il dibattito, la cui conclusione è prevista per domenica dopo la replica di Andreotti e le dichiarazioni di voto dei partiti.